Spesso parliamo di giovani, lo facciamo per quanto riguarda la Lazio, poi andremo ad approfondire anche che cosa succede per il settore giovanile per capirci qualcosa in più, però abbiamo un giovane allenatore che si chiama Giuliano Giannichedda, buongiorno! Buongiorno a voi! Ciao Giuliano, benvenuto! Mister Giannichedda, che è diventato anche l'allenatore per quanto riguarda la selezione regionale del Comitato Regionale Lazio, selezioni quelle appunto del Comitato del Presidente Zarelli, che hanno vinto in tutte le categorie, quindi giovanissimi, allievi e juniores. Il compito per quanto riguarda Giannichedda con la rappresentativa allievi, vero mister? Sì, no, mi sembra una parola grande, no? Comunque è bello, perché è bello lavorare con i giovani, poi tra l'altro è un ruolo stimolante, perché bisogna andare in giro, vedere i giovani, vedere chi in prospettiva, secondo me, secondo tutto il comitato, può far bene e togliersi qualche soddisfazione nelle grandi serie. Però ho detto, è un lavoro stimolante, poi c'è un progetto con Zarelli che speriamo vada in porto anche per le scuole, anche per far crescere un po' i settori giovanili, almeno noi parliamo della Regione Lazio, perché il progetto è interessante e molto bello, per quello mi ha affascinato e ho accettato molto volentieri la proposta del Presidente. Quindi diciamo che qualche giocatore che arriverà poi anche in futuro, quest'anno, l'anno prossimo, a Lazio per la primavera, potrebbe decollare con il lavoro svolto a livello di selezione e di miglioramento, sicuramente proprio con l'ex biancoceleste Giuliano Giannichedda, perché gli allievi sono la primavera in pratica. Insomma, Sì, perché poi tra l'altro sono quelli che dovrebbero essere pronti per la primavera. Io penso che sia importante per la Lazio, visto che Roma e il Lazio ha un bacino d'utenza per quanto riguarda i ragazzini molto molto importante, è giusto che la Lazio si preoccupi di andare a vedere, no? E chiaramente, visto che comunque già farò io tante visite a questi ragazzi per vedere le partite e tutto, se c'è la possibilità e loro mi chiamano per qualche consiglio, sicuramente cercherò di darle il meglio. Ecco, a proposito, su che anno lavorerai? Perché so che ci sono anni fissi per quanto riguarda le varie categorie, quindi 95, 94, come stiamo? 95, perché poi quest'anno, tra l'altro, secondo me è stato abbassato di un anno tutto quanto, e giustamente, perché nei paesi stranieri i giocatori di 18-19 anni già giocano in prima squadra, e qui con il fatto degli scatti d'età in Italia, fino all'anno scorso a 20 anni ancora giocavano in primavera, 19-20 anni, e secondo me non è possibile, perché se vogliamo dare risalto ai giovani è giusto che comincino a giocare prima in prima squadra e quindi abbassare tutte le età del settore giovanile, per cui lavorerò con 95. Quindi allora Rossi per la juniores, che era di Mutalipassi, Daggianti, Macidonio, poi ovviamente Calzorali, tutto lo staff del CR Lazio per questi giovani. Ecco, è importante dire 95 perché, come ben sai, la nostra radio porta avanti proprio il settore del calcio giovanile, quindi il sabato, la domenica seguiamo tutte le partite, dalla juniores alle altre categorie. Allora tanti ragazzi che ci stanno ascoltando, magari laziali, cercheranno insomma di fare le cose per bene. Certo. No, ho detto prima, il bacino d'utenza è molto importante, il Lazio come regione è una delle prime a livello di giovani, no? Per cui il bacino d'utenza è importante e ci sono tanti bravi giocatori. La cosa che mi preme è quello che ho detto anche al Presidente Zarelli, è che secondo me bisogna ritornare un po' alle origini, no? Della sensazione che il calcio deve essere lo sport, ma deve essere rispetto, sacrificio e lealtà. Forse si è perso un po' questa cosa, soprattutto i giovani, no? Che pensano subito, basta che si scrive qualcosa su di loro, pensano subito di essere arrivati, ma non è così. Il calcio è molto difficile, soprattutto arrivare in Serie A, ci sono delle statistiche che parlano uno su 40.000 che riesce addirittura ad arrivare in Serie A, a fare una bella carriera in Serie A, per cui è molto difficile, deve essere una passione in primis, e poi, come ho detto prima, rispetto e sacrificio, solo così secondo me un giovane può togliersi le soddisfazioni. Ecco, allora, quest'anno c'è stato proprio questo dibattito sul nuovo contratto dei calciatori, l'associazione calciatori, il contratto di A e B e le altre categorie. Tu dici giustamente attenzione, perché quando si parla di giocatori che guadagnano un sacco di soldi, non parliamo dei ragazzi della Lega Pro, della Serie D, perché lì veramente è difficile, sempre più difficile quest'anno in maniera particolare, quindi bisogna lasciarli un po' tranquilli questi ragazzi, maturare, ecco. È quello, perché uno chiaramente in televisione e sui giornali c'è scritto sempre dei campioni, però ci sono due campioni per squadra, per cui alla fine, se andiamo a vedere i campioni quanti sono 30, 40, 50, 70, però su tutti gli iscritti che ci sono è difficile, no? Per cui secondo me
fanno bene, adesso le leghe si sono separate e ogni lega cerca di fare bene per quanto riguarda la propria categoria, perché la Lega Nazionale Dilettanti è una lega che è molto importante perché racchiude la maggior parte di chi gioca a calcio, per cui quello bisogna far capire, si comincia con la passione e poi piano piano si cerca di vedere come va. E poi sta cambiando questo calcio, basta vedere alcuni calciatori, adesso Manfredini ha esaurito il suo contratto con la Lazio, vabbè, ma altri giocatori tipo Del Nero, Artipoli, Bonetto, eccetera, che hanno un contratto, uno dice vabbè ma guadagnano poco, per noi della capitale, per la Roma e per la Lazio, ma piazzarli, non so, a Livorno, a altre squadre di Serie B, è difficile perché hanno dei guadagni multimilionari rispetto a quella che è la realtà di oggi. Sì, sì, ma infatti il calcio è cambiato e sta tornando forse come era qualche anno fa, no? Perché ogni squadra in rosa ha 33 giocatori, che alla fine è un mister, fa anche fatica a gestire tutte le situazioni, e dispiace tra l'altro vedere da una parte 25 i cosiddetti della rosa titolare e dall'altra parte 7-8 giocatori che si allenano a parte e sono fuori rosa, queste cose qua, perché come giustamente hai detto, poi quando uno va a piazzare in Serie B anche squadre buone, però per quanto riguarda l'ingaggio nessuno riesce a pagarli, anche perché stiamo veramente attraversando un periodo a livello mondiale, non solo nel calcio ma a livello di economia mondiale, difficile, per cui stanno tutti attenti prima di spendere i soldi. Allora Giuliano, io innanzitutto ti ricordo capitano della Lazio, qui c'è una bellissima fotografia, Parmacotto, lo scudetto della Coppa Italia, la tua fascia, il sito, quindi... il nostro sito amico proprio del calcio giovanile, calciolaziale.com, ricordarti così. Gianni Chedda, un mediano con buoni piedi, ma soprattutto un giocatore, un piccolo Almeida, diciamo, ecco, per capire, per ricordare. Oh, Mazzana, meno potente. Oddio, tu quanto sei alto? Aspetta, Giuliano. No, 1,80. Quindi insomma siamo là, un pochino più alto. Perché col cognome grande sembrava più piccolo, ma... Allora Giuliano, io invece ti proietto sulla Lazio attuale, perché ovviamente noi 3 ore tutte le mattine presentiamo quello che è in progress, il mercato della Lazio. Allora, con Max, tu che idea ti stai facendo della Lazio in particolare, ma anche del suo grado di crescita in relazione al campionato scorso e a quello che arriverà l'anno prossimo? Cioè, come vedi la Lazio nel suo volo, nel suo desiderio di avvicinarsi a Milan-Inter? Ma stanno lavorando bene, il presidente, chi opera sul mercato sta lavorando secondo me bene, perché questa Lazio l'anno scorso ha pagato forse la mancanza di personalità, no? Perché la squadra a livello tecnico era una buona squadra e ha giocato anche bene, soltanto alcuni punti fondamentali della stagione secondo me è mancata personalità, e allora il presidente insieme a Reia quest'anno hanno preso sicuramente giocatori molto bravi, perché dal punto di vista tecnico sia Klose che Sissé sono molto bravi, e però hanno grande esperienza internazionale e soprattutto grande personalità, e secondo me in momenti difficili poi questi giocatori vengono fuori, perché sono giocatori abituati a giocare certe partite, abituati a giocare per traguardi importanti, per cui secondo me sono state fatte scelte, almeno adesso per quanto riguarda il calcio d'agosto, azzeccate. Poi è chiaro che il campionato italiano è difficile, vedremo, però la linea è quella di comunque di inserire giocatori bravi, di personalità, che in certe circostanze possono fare la differenza, per cui secondo me la Lazio ha mantenuto l'ossatura dell'anno scorso e in più ha aggiunto dei pezzi importanti. Ecco, qui ci arrivano in continuazione delle formazioni, perché è una Lazio che ha abbondanza finalmente quest'anno, quindi ci sono tanti giocatori per i ruoli. Ai tuoi tempi, insomma, Gianni Chedda faceva un po' di tutto, dal difensore centrale come no, centrocampista. È cambiata radicalmente, insomma. Tu come vedi come modulo la Lazio, Giuliano? Cioè, visto che fai il tecnico, hai una competenza tattica. Ecco, qual è secondo te, qual è il tuo pensiero e quello che invece sarà la scelta di Reia sul modulo e i moduli base di questa Lazio? Perché con Max parliamo anche di un discorso a tre che quest'anno è molto più adatto forse all'organico della Lazio in alcune partite, ovviamente. Ma tre dietro? Sì, sì. Dietro, sì. Avendo però sugli esterni Lulic e Conco che spingono come... Sì, è vero, però la Lazio, ricordiamoci, è una squadra costruita per giocare sempre a quattro, e chiaramente nella mentalità c'è questa cosa qua, direi che poi Reia a tutti i giorni i giocatori sotto mano e sicuramente si renderà conto di com'è la situazione, però d'altro canto si può provare a cambiare qualcosa, anche perché secondo me la difficoltà che avrà Reia forse è far convivere Hernanes, Mauri e poi le due punte, no? Visto che comunque è giusto giocare con, visto il parco attaccante della Lazio, giocare con due punti più un trequartista, bisogna cercare di trovare quell'equilibrio lì, però quello vedrà Reia, visto che ha tanti giocatori, come abbiamo detto, abbondanza, e sicuramente saprà prendere il meglio da tutti.
Ecco, una Lazio che, l'ha detto proprio ieri Reia, non è finita qua per quanto riguarda i giocatori da portare in biancoceleste. Qualche tempo fa, un mese e mezzo fa, ci siamo sentiti con te in diretta, abbiamo parlato di centrocampisti e di Palumbo. Tu tra l'altro fai parte della stessa terra d'origine, il Sora, quindi la Ciociaria, che salutiamo. Tra l'altro il Sora ancora purtroppo non si sa bene come sta messo a livello societario. Sì. Stanno verificando alcune cose, sì. Sembra che entri una nuova proprietà, però ancora non è detto ancora. I bianconeri del Sole. Ecco, abbiamo parlato di mister Giannichè da allora, e evidentemente insomma qualcuno ci ha sentito, ci fa piacere. E invece Palumbo che fa? Palumbo ha detto che rimane, chiaramente lui si sente legato alla Sampdoria, anche a livello affettivo, ha dimostrato comunque di tenerci tanto, perché dopo la retrocessione rimanere alla Sampdoria sicuramente è un grande sacrificio per lui, perché secondo me, visto il giocatore, sia per quanto riguarda il campo sia per quanto riguarda l'uomo, è un giocatore eccezionale che fa comodo a tutte le grandi squadre. Io sinceramente alla Lazio l'avrei visto bene, non bene, benissimo, ma molto bene. Io l'avevo anche suggerito quando era ancora più giovane, parlando così, di prenderlo, perché oltre a essere un professionista serio è un giocatore eccezionale. Però ha fatto questa scelta d'amore, sembra che voglia rimanere lì a Genova, e nessuno può discutere la sua scelta, visto che si è sentito di dire così. E lui è un vero capitano, quindi la nave, come si dice, è affondata. Ma fatto Del Piero e Buffò che certo. Sono andati. Giuliano, un tuo tra l'altro c'era anch'io quell'anno lì alla Juve, sono rimasto anch'io in Serie B. Sono scelte che si fanno, e giustamente lui quest'anno Palumbo si è sentito responsabile, anche se sta giocando una grande stagione, però il calcio è uno sport di squadra. Sono andato in Serie B, non si è sentita di lasciare la società in Serie B. Secondo me, se la Sampdoria non so, forse l'anno prossimo torna a cercare di fare il salto di qualità l'anno prossimo. Oddio, chissà che non ci sia qualche sorpresa qui con il calcio scommesse, addirittura non possa rimanere in Serie A. Ma questo è un po'... Ma no, non si sa, vediamo, sanno le indagini in corso, vediamo. Secondo me ci sono tante montature sotto su questo calcio scommesse, perché sì, non si capisce mai quello che succede. Dispiace solo sentire nomi tutti i giorni di giocatori anche importanti, ex giocatori importanti, e poi alla fine sembra che non ci sia nulla. Questo dispiace, perché quando ti vedi il nome tuo buttato lì sul giornale e poi non c'è niente, sinceramente dispiace, no? Perché poi comunque la gente viene attratta dal nome, però il giorno dopo sul trafiletto all'ultima pagina c'è scritto che forse non c'entrava niente, certo. Questo dispiace, però questo è un mal costume generale. Giuliano, un tuo parere se conosci Onazi, il ragazzo della primavera nigeriano che è al Mondiale Under 20, che è un centrocampista centrale, un giocatore che ti ricorda, ti somiglia molto dal punto di vista del carattere, dell'intensità. Non so se hai avuto mai opportunità di vederlo. No, non l'ho visto, però ne ho sentito parlare molto bene. Non l'ho visto e sinceramente l'anno scorso la Lazio ha seguito la squadra di Simone Inzaghi, perché chiaramente sì, a livello di amicizia mi faceva piacere comunque andarla a vedere, e ho visto qualche volta le loro partite. Per quanto riguarda la primavera no, però ne ho sentito parlare, so che comunque stanno lavorando bene anche a livello di giovani, anche se posso dire la mia, io prenderei tutti i giovani italiani. Sei d'accordo con Coletta allora? Sposi questo, no, che... almeno le giovanili lasciamo gli italiani. Guarda, è un discorso che stiamo facendo da un mesetto a questa parte. Tra l'altro, non so se ti ricordi, qualche giorno fa, quando la Roma ha vinto lo scudetto primavera, c'è stata una bella pagina dedicata a tutti quei calciatori della Roma. Questo dispiace Roma, a noi, sì, laziali. Che parte dai quartieri, no, ecco. Hanno fatto una bella cosa. Ma l'ho detto prima, c'è certo. Un bacino d'utenza. Mo adesso mi sono avvicinato in questi giorni, perché è da poco che ho ricevuto l'incarico, col presidente Zarelli, per vedere com'era la situazione dei giovani nel Lazio, parlo del Lazio e della provincia, ma anche a Roma c'è un bacino d'utenza impressionante, che poi se noi andiamo a vedere in giro tutte le altre squadre hanno tantissimi giocatori di Roma e del Lazio e della Campania, che vanno in giro a fare le fortune comunque delle squadre del nord. Secondo me è assurdo questa cosa, visto che ce l'abbiamo in casa è giusto farli crescere in casa, no? Perché parliamo di costi e poi noi andiamo a prendere gli stranieri, oppure comunque altri ragazzi italiani facciamo venire a Roma. Secondo me ce l'abbiamo in casa, è giusto seguirli che ce l'abbiamo in casa. Con tutti i rischi e le spese del caso, perché vengono da lontano, sì. Debbono studiare, l'alloggio, la famiglia da portare, insomma è un incognito, no? Cioè ci sono maggiori incognite, poi per l'amor di Dio, quello bravo, se è bravo è giusto che venga, però ci sono tanti giocatori che secondo me si trovano anche a Roma e in regione. Eh sì, c'è bisogno di questa inversione di tendenza anche per l'affiliazione, per l'appartenenza ai colori, in questo caso della...